Buonasera, ben ritrovati amici del basket in diretta perché si respira il profumo dei playoff in Serie A e in Serie B. Treviglio Roseto per quanto riguarda la Serie A2, vi dico subito, in diretta su Rete 8 Sport, domenica palla 2 ore 18, il match tra Treviglio e Roseto in esclusiva. In Serie B alle ore 21 la seconda classificata Chieti contro la settima dell'altro girone Luis Roma, alle 18 la quarta del girone C, l'Amatori Unibasket Pescara contro la quinta del girone D, ovvero Reggio Calabria. Questo è il quadro, Giulia Nova non ce l'ha fatta a centrare la post-season, ne parleremo con Puccio La Penna. Puccio, buonasera a tutti. Buonasera, ben ritrovato con il capitano della Teate Basket Fabrizio Gialloreto. Ciao Poppi, buonasera. Buonasera a tutti. E bentornato all'Amatori Pescara con il responsabile marketing della formazione abruzzese, Max Mattioli. Ciao Massimiliano, buonasera. Buonasera a tutti. Grazie buonasera per essere tornato e parleremo chiaramente in maniera diffusa di questi playoff con Reggio Calabria, una serie molto bella perché Reggio Calabria è una squadra con un quintetto davvero molto competitivo. Puccio, allora, che mi dici su questi playoff A e B? Finalmente, voglio dire, dopo una fase di qualificazione durata 30 partite, voglio dire, si arriva al momento caldo della stagione, alla resa dei conti, a quello che è un altro campionato. Si riparte tutti da 0-0 e ogni partita è da non sbagliare perché non sempre c'è l'occasione poi per recuperare, quindi facciamo un grande in bocca al lupo a tutte, voglio dire anche a Teramo che fa il play out, voglio dire contro Cambly in un derby fratricida. Però, guarda, il pronostico chiuso, non me ne voglia Cambly. Ma sai, Cambly nell'ultimo periodo mi sembra che alla fine qualche segnale l'abbia dato, comunque l'ultima giornata c'è stato un Teramo Cambly comunque equilibrato. Sai, quando una squadra c'ha tutto da perdere, una no, onestamente la serie si equilibra anche solo per quello, quindi voglio dire, è una serie, ripeto, da giocare fino alla fine su 5 partite, quindi speriamo che poi dopo chi dovesse perdere ha la forza di andare, diciamo, la squadra che poi nel caso in cui vincesse Teramo sarebbe salva. Nel caso in cui vincesse Cambly, voglio dire, Teramo poi dovrebbe andare a fare potrebbe rischiare di andare a fare un'altra battaglia che è un altro concentramento per retrocedere, quindi bisogna capire un attimo le dinamiche, però si comincia domenica e vedremo. Fabrizio, palla 2 ore 21, orario serale, gara 1 dei playoff contro la Luis Roma, il campionato ha detto che avete i favori del pronostico, lo mettiamo così? Fattore campo. E i favori del pronostico, dai, una seconda contro una settima non è per caso. Sì, però comunque è un campionato, come diceva Puccio, è un campionato a parte, ripartiamo tutti dallo stesso punto. Dobbiamo, secondo me, essere consapevoli di quello che abbiamo fatto e credere nelle nostre forze che abbiamo consolidato negli ultimi mesi, ecco, che ci hanno permesso poi di fare secondi. Come sta la Chieti? Mi dici un po' dal punto di vista atletico, tutti a disposizione. Franco Migliori, ho visto che ha giocato dei minuti contro Porto Sant'Elpidio. Sì, andiamo con il roster al completo. Sì, assolutamente. Diffusamente ne parleremo con te, Fabrizio. Bentornato, ben ritrovato all'Amatori Pescara, Max Mattioli. Buonasera Max. Buonasera. Come sta Pescara in vista di Reggio Calabria? Serie difficile perché Reggio Calabria è un quintetto molto competitivo. Molto, molto bene, un quintetto molto, molto agguerrito. Ti preannuncio che noi avevamo fatto un invito alla Viola Reggio Calabria in cui la invitavamo ospiti nostri, visto i loro problemi dichiarati in conferenza stampa dei giocatori. La società regina ci ha ringraziato, ha accettato e ha ricambiato l'invito. Questo ti fa capire come affronteremo noi in questi playoff con la massima sportività. Secondo me è un segno che dovremmo ripetere nelle prossime, o meglio, chi subentrerà a noi nell'Amatori Basket l'anno prossimo, secondo me è una strada che abbiamo incominciato prima, a percorrere. Primo punto esclamativo della serata. Ma il primo punto esclamativo, io mi avevi detto che c'è in collegamento il signor Pierpaolo Marchetti. Ancora no. Dopo. Ancora no. Ma io volevo fare una domanda perché darò modo di replicare, se mi dai 2 minuti, perché noi eravamo assenti quella sera, sono rimasto perplesso vedendo la trasmissione su una frase che ha detto il signor Marchetti. Allora, tra un po' Pierpaolo lo contatteremo tra un po', quindi non, chiaramente ne parleremo con la presenza. Perfetto. Almeno audio assolutamente, di Pierpaolo Marchetti, però il primo punto esclamativo l'hai messo, nel senso hai sottolineato che ci sarà il cambio alla guida dell'Amatori.
presidente ha dato le dimissioni. Vabbè, magari uno ci può ripensare. E io seguirò il presidente, ovviamente. Non c'è modo di dire, non c'è nessun ripensamento. Assolutamente no. Assolutamente no. Ok, andiamo con ordine. Questo è il primo flash con i nostri ospiti. Intanto saluto Max Pacilio, come vedete in grafica, sempre preciso e puntuale dalla sua regia. Cominciamo con un flash sui playoff di Serie A2, Puccio. Treviglio-Roseto, ripetiamo, diretta domenica, palla 2 ore 18 su Rete 8 Sport. Una squadra molto simile per concetti a Roseto. Sì, un duello, chiamiamolo così, una sfida accattivante tra due squadre che hanno fatto un girone di ritorno eccellente, due squadre che hanno una filosofia di gioco simile, comunque all'attacco, una partita che sarà fisica, atletica, con ragazzi giovani che hanno voglia di emergere, che con due allenatori comunque giovani, anche se Vertemati, voglio dire, giovani per la categoria, anche se ormai Vertemati sono 3 o 4 anni che allena consecutivamente a Treviglio, mentre per Germano è la seconda annata, anche se una era stata, voglio dire, interrotta bruscamente da delle vicissitudini societarie. Però sicuramente una filosofia societaria simile, in cui si valorizzano i giovani, una filosofia tecnica abbastanza simile, quindi potrebbero essere delle partite belle da vedere, interessanti e magari per guardare quelli che possono essere i protagonisti della pallacanestro. Pronostico, perché noi questa sera con gli ospiti studio di Chieti e Pescara dobbiamo parlare diffusamente dei playoff di B, però ti chiedo un pronostico. La gara, a differenza di Chieti e Pescara nel primo turno, è subito al meglio delle 5. Sì. Quindi ti chiedo subito un pronostico. Chi è favorita secondo te, Puccio, al di là del fattore campo che è di Treviglio, ma valori alla mano, quello che si è visto durante la stagione regolare, tu che segui molto da vicino la 2? Ma sai, diciamo, è chiaro che noi siamo abruzzesi e tifiamo Roseto, è un duello, è una sfida molto equilibrata. Roseto ha la forza, è chiaro che la serie si direziona molto secondo me nelle prime due a Treviglio, perché se Roseto riesce a fare il colpo, a spaventarli, poi dopo vincere a Roseto una gara di playoff è comunque complicato. Allo stesso tempo vincere a Treviglio, ma tecnicamente, al di là del fattore campo, che dici? 50-50? In questo momento ti direi 50-50. Fabrizio, si vuole esporre? No, confermo il 50-50. Sono due squadre che faranno dell'intensità la loro arma di forza, quindi sarà una partita dura. Gara 1 sarà durissima, poi chi la spunta sicuramente poi potrà chiudere su gara 2, però ti ripeto, sono due squadre che anche sull'esperienza in queste partite, quelle due squadre così giovani, la tensione potrà fare tanto, secondo me. Allora, tra un po' ci collegheremo con Germano D'Arcangeli, tra 10 minuti circa. Volevo finire prima il primo giro con l'altro giro con i nostri ospiti, Puccio, perché il pronostico invece è favorevole a voi contro la Luis Roma, lo dice il campionato. Però è una squadra molto lunga la Luis Roma, è una squadra che gioca anche lì con tanta intensità. Ne avete già parlato con coach Piero Cohen? Sì, abbiamo iniziato ormai a prepararla. È una squadra difficile da affrontare, una squadra tipica che non tira punti di riferimento, è una squadra che ha messo in difficoltà tutte le prime dell'altro girone, ha vinto in casa con Caserta, bene, sì. Quindi una squadra da non sottovalutare, coach Piero ne sa qualcosa perché l'anno scorso con Recanati ci è caduto al primo turno, quindi sa le difficoltà in cui possiamo incombere, ma spero che la nostra squadra, spero che tutti capiamo l'importanza della prima partita e capiamo quanto sono importanti i playoff. Se lo capiamo da subito, allora affronteremo i playoff nel modo giusto. Pescara, Reggio Calabria, flash tecnico anche con Max Mattioli, perché il quintetto di Reggio Calabria, Max, è un quintetto sulla carta costruito per altri obiettivi, no? Poi hanno avuto molte difficoltà societarie, hanno avuto punti di penalizzazione, ma ci sono dei giocatori, ad esempio Fallucca, che è passato per Chieti, anche mi sembra che ci sia Paesano che è passato per Chieti, Alessandri, un playmaker di grande spessore, insomma, che ne avete già...
Carnovali, ex Treviglio, tiratore puro. Ne avete già parlato un po' con Stefano Raiola? Che sì, partita, che serie vi aspettate, Max? Tecnicamente parlo. Ma una partita con Barcellona. Io non penso che arriveremo alla bella. Io penso che sarà una partita decisiva, sarà la prima. Come penso sarà decisiva la prima anche per Chieti. Sì. Sarà la partita più delicata. Quindi diciamo che domenica già fate un appello per... Assolutamente vai, sì. Vai, comincialo a fare subito. Assolutamente sì. Io invito i pescaresi, la pescaresità a venire in massa domenica al Palelettra, perché è un avvenimento importantissimo, c'è la possibilità di riportare questa squadra ai massimi livelli, una città che sta lottando anche nel calcio per salire di categoria. I pescaresi ci sono molto vicini in questi momenti, quindi è partita domani la prevendita presso Jump Shot in via Grilei per la vendita dei biglietti. Abbiamo tutte le possibilità per fare dei bellissimi playoff. Dipende secondo me molto da noi. Credete nella promozione in A? Ma io te l'ho detto dall'inizio. Sì, io no? L'ho detto all'inizio, sì. Assolutamente sì. Perfetto, quindi... Se ti dico anche il presidente poco tempo fa, la previsione che aveva detto sulla finale è un po' diversa da quella che aveva detto voi, ma sulla finale dei playoff, voi avevate già dato per certo Caserta Chieti per fare i scongiuri, il mio presidente invece aveva fatto un'altra previsione. Caserta Chieti, nel girone, esatto, quindi esatto. Non Montecatini, no, diciamo no. Nel Montecatini girone. Montecatini saremmo veramente perché c'è anche i dispari, quindi prima, terza, quinta, l'altra esatto. Finale, quindi diciamo esatto. Tra le pari, esatto. La finale tra le pari, esatto. Noi abbiamo pronosticato Caserta. Posso? Esatto. Prego, posso? Prego. Siccome mi sembra di essere stato sempre presente a queste puntate, sì. Tranne una volta a febbraio dove non si parlava ancora. Ma di infatti non, neanche io mi ricordavo questa cosa, però... A me il pronostico Caserta Chieti in questo studio non è mai ma uscito. Neanche... Qui abbiamo solamente individuato dei tabelloni eventualmente e di accoppiamenti, ma non... Oh, vabbè, siccome mi sembra che stasera sia già cominciata con una vena mezza polemica, no. Voglio dire, allora questa è la seconda. Allora, alla prima sono stato zitto, però alla seconda voglio dire, allora. No, qua nessuno ha pronosticato niente. Prima di tutto non ho fatto il suo nome. Ma mi dai del lei. Ho fatto polemica. Se poi mi comincia a dare pure del lei va bene uguale, allora voglio dire. Però allora io non ho capito mezzo Fabrizio questa sera. No, qua io non ho fatto. Qua nessuno ha fatto pronostici. Perché poi se uno deve fare il pronostico, se permetti, stando qui mi sembrerebbe anche impopolare fare un pronostico in cui uno nomina le squadre non abruzzesi. Allora, qui è stato individuato un tabellone in cui per facilità di ragionamenti si citano la prima e la seconda, così come posso dire San Severo, il tabellone di San Severo e Palestrina. Allora, se io devo elencare tutte le squadre di ogni singolo tabellone, la puntata deve durare 3 ore e mezza. Allora, è chiaro che se l'Amatori Pescara, voglio dire, che tu stasera rappresenti, perché io ti do del tu sotto e ti do del tu qua, voglio dire, allora, che tu rappresenti, si offende perché viene nominato Caserta e Chieti no. E non Pescara, allora, ma chi l'ha detto che no, ci sono offesi? Allora, siccome hai detto che il pronostico, le cose, a differenza del ma pronostico, qua pronostici non se ne fanno, i pronostici si fanno un altro posto, questo non è un posto di pronostico. No, ma, però io non, non sinceramente, Max, no, ma io sinceramente, no, per me non è una polemica, allora, non... sinceramente non mi ricordo quando in questo studio, qui in questo studio è stato detto Caserta Chieti, quindi... Ma perché, scusa, ma se io ti dico che la finale di Champions è Tottenham-Liverpool... Purtroppo rischi di dire la verità. Ma non lo so. Purtroppo. Mi pare che Ajax o il Barcellona si possa... Mi raccomando, butta il coltello. Non so, no, butta il coltello, mi raccomando. Tottenham, Ajax... Non mi pare di fare polemiche, uno vuole... No, no, però non mi ricordavo che in questo studio era stato fatto il pronostico Chieti Caserta. Non è stato fatto mai un pronostico. No, infatti, perciò ero rimasto un po'... Però magari mi è passato di mente perché ero un po'... come dire, traumatizzato da alcune partite di Champions League di calcio, quindi magari mi quelle tutti siamo ecco, appunto, mi sa che in questo studio tutti siamo traumatizzati. La prossima cosa, quando perdi giustamente non puoi, Max, per favore, dai. Max, hanno abbiamo pareggiato con un tiro a calcio, hanno pareggiato, non si parla di calcio, non buono si parla, Puccio, oramai di calcio, oramai non posso. Si parla di Germano calcio. D'Arcangeli al telefono con noi, buonasera coach. Buonasera a tutti. Intanto, grazie coach, intanto mi permette di farle i complimenti per il capolavoro tecnico che ha fatto a Roseto, perché c'era tanto scetticismo sul progetto, inteso come progetto
di una squadra che piano piano stava andando a Roma e tanto scetticismo tecnico sulla qualità del roster. Nel girone di ritorno, negli ultimi mesi in particolare, Roseto ha viaggiato al ritmo Fortitudo, Treviso e Montegranaro e quindi credo che il lavoro abbia pagato con la P maiuscola. Complimenti d'Arcangeli. Detto questo, parliamo un po' di Treviglio? Tanto grazie per i complimenti, sono sempre ben accetti. Treviglio è una, diciamo così, degli avversari che ci siamo meritati sul campo, non potevamo sceglierlo durante questo finale di stagione, quindi sostanzialmente prendiamo quello che abbiamo e alla fine, visto il tipo di avversario, siamo anche contenti di poterci giocare contro. Treviglio è una squadra intensa come Roseto, in quel girone magari la fisicità vale un po' di meno di quanto lo sia nel nostro di girone, quindi su questo dovremo mettere perlomeno, se non la stessa energia, qualcosa di più per poter competere anche in trasferta. Hanno perso un giocatore perché è stato operato al menisco, come Pecchia, che si è rivelato durante questa stagione un giocatore veramente importante per loro, e quindi si sono risistemati nelle ultime giornate, magari hanno un po' meno rotazione nei giocatori, ma Nikolic piuttosto che Roberts o Carotti sono tutti giocatori che questo campionato l'hanno già giocato da protagonisti a prescindere dai loro la squadra di appartenenza adesso. Allora, coach, io conosco molto bene Vertemati, tra l'altro lo saluto con grande piacere, bianconero come me, come Puccio, come tutti qui in studio, quindi anche un amico particolare, però non ci dispiace che gli manca un giocatore importante, perché poi playoff è vita mia, morte tua, quindi Roseto deve giocarsi questa chance, perché purtroppo capita nello sport. Una battuta per chiudere, poi ci sarà magari una considerazione di Puccio La Penna in studio. La mia battuta è questa, proprio riprendo le parole di Puccio dette poco fa in apertura di trasmissione. È d'accordo che saranno decisive le prime giocate a Treviglio? Sì, immagino di sì, anche se insomma da allenatore di questa squadra mi sono abituato a non fare più questo tipo di considerazione, perché non abbiamo mai avuto un grossissimo timore reverenziale. È chiaro che andiamo a fare una cosa che non abbiamo mai fatto nella stragrande maggioranza del roster, e quindi bisognerà vedere cosa succederà domenica, ma sostanzialmente è una partita di basket, succederà una partita di basket, quindi dobbiamo giocare certe cose, le dobbiamo fare a prescindere dall'avversario, perché altrimenti facciamo fatica a competere contro chiunque, non per la stagione o per la trasferta o per l'avversario. Noi come squadra non siamo una squadra che ha bisogno di un avversario particolare per poter competere, o forte o scarso, dobbiamo fare quelle cose. Magari quelle le facciamo bene. Puccio, e salutiamo Germano D'Arcangeli. Germano, perdonami, che cosa significa per un progetto come quello dei Roseto Sharks oggi avere un giocatore che è stato si è iscritto al draft NBA? Oh, chi è? Pole Bova. Diciamo, ovviamente è banale dire, una grande soddisfazione, però è anche la conferma, al di là della gratificazione, della soddisfazione di quelli che sono gli obiettivi che ci siamo posti all'inizio rispetto ai giocatori, rispetto alla squadra. Chiaramente siamo andati un po' oltre rispetto ai giocatori, volevamo che certi ragazzi confermassero nell'attività senior le loro magari debordanti, come nel caso di Paul, caratteristiche fisiche, mentali o tecniche. Nel caso di Paul è stato seguito durante tutta la stagione dagli scout, e il fatto che adesso ci sia stato questa declaring al draft non significa niente, non significa che l'anno prossimo ha un contratto e giocherà nell'NBA, significa semplicemente che è eleggibile, si è dichiarato, avrà un percorso adesso tale che probabilmente gli consentirà di scegliere. No, questo mi è chiaro, volevo solamente soprattutto evidenziare quelli che potevano essere, diciamo, i meriti tuoi, ma soprattutto anche di una società e di un posto come Roseto, che nonostante, diciamo, dei momenti non facili, voglio dire, oggi si ritrova a vedere un giocatore che veder giocare un giocatore che magari può avere delle prospettive sicuramente di categorie superiori a quella dove sta giocando oggi, e quindi
spingere ancora di più nei confronti di un altro ragazzo l'anno prossimo la voglia di venire a giocare a Roseto e la consapevolezza che oggi a Roseto si può fare un progetto di un certo tipo e si può diventare giocatori di un certo livello. Era questo il senso, voglio dire, più sì, che sì, io credo, sono sicuro che magari non è detto che sia un contratto l'anno prossimo, però voglio dire, no, ma insomma credo tu abbia perfettamente ragione. Questo noi ce lo auguravamo, ovviamente siamo contenti adesso di poterlo riaffermare, dire e ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a far sì che questo si realizzasse. Non è così semplice, ma poi questo è comunque l'obiettivo per cui almeno molti dei ragazzi che alleniamo si sbattono domenicalmente, insomma. Quindi. Grazie allora Germano D'Arcangeli, in bocca al lupo per questa serie playoff con Treviglio, l'augurio più grande è che si possa andare fino in fondo. Grazie, complimenti coach. Pausa pubblicitaria per noi, poi da qui fino alla fine tanta serie B con Fabrizio Gialloreto, con Max Mattioli, tra un po' interverrà Pierpaolo Marchetti. Eccoci, siamo tornati. Allora, indicazione per Max Pacilio, tra 5 minuti di numero il collegamento con Pierpaolo Marchetti. Vado da Fabrizio Gialloreto. Fabrizio, perché mi hai un po' spiegato la Luis Roma, mi hai spiegato un po' coach Piero Cohen quanto ha le antennine dritte, perché l'anno scorso gli ha fatto uno scherzetto con una situazione simile a Recanati. Ti chiedo invece di raccontarmi in 2 minuti, tu che sei il capitano, com'è cambiata la vostra stagione da un inizio brutto, che non rispondeva a quelle che erano le esigenze della società, a un girone di ritorno dove avete fatto gli stessi punti di San Severo. Ma è cambiato sicuramente il cambio nella guida tecnica, ha portato i suoi frutti, però io comunque credo che noi eravamo una squadra costruita sì per fare bene e magari anche per arrivare poi dove siamo arrivati. Però c'è da dire che quando si costruisce da zero il tutto, sia a livello societario che di spogliatoio, che di squadra, di staff tecnico, ci sia sempre un po' di, ci voglia sempre un po' di pazienza affinché le cose poi si mischiano bene. Quindi noi avevamo bisogno di tempo, avevamo bisogno di conoscerci meglio, e poi con l'arrivo di Piero, sicuramente, il quale ci ha messo nelle condizioni di rendere tutti per quello che poi siamo stati presi, ci ha dato grande intensità in difesa, e questa è la chiave, secondo me, che ci ha permesso poi di costruire quella serie di quella striscia di vittorie che ci ha portato poi a fare secondi e a vincere su campi anche difficili. Ora abbiamo fatto un grandissimo percorso, ci siamo compattati, abbiamo capito dove possiamo arrivare. Dove volete arrivare? Che vi ha chiesto il presidente Marchesani? La no, Serie A o no, vi ha chiesto no, andate dove, fin dove potete? No, noi siamo consapevoli, è chiaro che i sogni che ha la società li cavalchiamo insieme, però c'è da dire che bisogna essere realisti e noi dobbiamo essere consapevoli delle nostre forze e guardare sempre partita dopo partita, anche nei playoff, come abbiamo fatto nel girone di ritorno. E questo perché poi noi siamo una squadra che deve arrivare il più lontano possibile, ecco. Allora, prima Max Mattioli è stato molto esplicito, ha detto noi vogliamo la promozione in Serie A. Confermi, no, Max? Io penso che anche loro lavorano. Ecco, voglio sapere se l'obiettivo. Non è che uno gioca per perdere, però voglio sapere se è un obiettivo. Credo che anche chi abbia fatto ottava sogna. No, ma un conto è il sogno, un conto è l'obiettivo. Ma l'obiettivo, sicuramente, visto come siamo messi adesso, sicuramente siamo tra quelle che possono competere per fare per puntare ad arrivare a Montecatini e poi giocarsela. Però i playoff sappiamo come sono, l'esempio che ti ho riportato prima di Recanati, che è sempre la stessa situazione, secondo i loro settimi Luis usciti, quindi bisogna... Perché mi sembra l'anno scorso Cassino non arrivò tanto davanti. Cassino non credo che aveva tutto, cioè, facendo magari aveva... Io quello che voglio capire, Fabrizio, sai, stai girando un po' intorno alla risposta, la mia domanda no, è questa, io ti dico... Marchesani vi ha chiesto la Serie A o no? Allora, il presidente l'ha chiesta esplicitamente alla presentazione a settembre, dove tu c'eri, quindi l'ha chiesta esplicitamente, ignaro poi di che cos'era la pallacanestro, tra l'altro. Ad oggi te lo dice la società, lo dice ancora più forte, perché comunque
siamo secondi, è finito l'anno e abbiamo nei primi due turni il vantaggio del campo, però da giocatore ti dico che sognare è bello, ma bisogna essere poi realisti, perché le partite si vivono minuto dopo minuto. Intanto la serie con Roma, diciamo così. Intanto la serie con Roma, intanto gara 1 con Roma. Poi vediamo dove possiamo arrivare. Max, allora, siamo quasi pronti, attendo l'ok da Max Pacilio per andare con Pierpaolo Marchetti. vai, carta bianca. Prima domanda dopo i playoff a piacere. Puoi cominciare da allora, come gli esami di Stato? Come gli esami proprio, come sono, c'è il professore, no, dico, guarda, Fabrizio Giallorete e Puccio La Penna, diciamo, li ho presi di mira e quindi gli ho fatto le domande cattive. Te invece mi sei simpatico, domanda a piacere. No, ma guarda, forse sono stato frainteso. Io sono una persona abbastanza diretta, non vuol dire fare per forza polemica. Io ho soltanto da dire, adesso che ci collocheremo con... Appena Max mi darà l'ok, te lo per Paolo Marchetti, mi dispiace che non ci sia perché mi ha detto che, no, che sta poco bene. Influenza di stagione. Assolutamente. Gli auguro prontissima guarigione e di rivederlo la prossima puntata insieme. Io una considerazione proprio personale, devo farla. Sono rimasto dispiaciuto con una frase che ha detto per Paolo Marchetti qualche puntata fa, relativa al presidente Carlo Di Fabio. Secondo lui, se voleva vincere, doveva mettere mano al portafoglio. Siccome lui stesso più volte ha detto di non essere mai venuto a vedere una partita di amatori basket, ovviamente non sa, per esempio, è questo che volevo dirgli, che il presidente Carlo Di Fabio sono anni che mette di tasca sua centinaia di migliaia di euro, stiamo parlando di 200-300 mila euro a stagione, sapendo di non poterli recuperare, avendo anche ottenuto degli eccellenti risultati, perché negli ultimi 8 stagioni Pescara è sempre stata ai primi 4 posti. Allora, abbiamo Pierpaolo? Sì, finisco il concetto, poi solo può assolutamente rispondere. Perfetto, solo per dirti che ci sta ascoltando. Ti ripeto, non è assolutamente polemica. Siccome ha detto più volte che non è mai venuto a vedere la partita, io gli voglio far soltanto presente che il presidente Carlo Di Fabio ci ha messo veramente tanti soldi. Quello che mi dispiace è che non riesco a capire perché poche settimane prima, proprio a fianco a me, va fatta una considerazione su questo regolamento che è assolutamente assurdo. Infatti ci fai dei pronostici che non possiamo fare, che guarda Sansevero l'anno scorso, ha sbagliato una partita dopo aver dominato un campionato e sta ancora in Serie B. Certo. Quindi il signor Marchetti aveva fatto una considerazione che io avallo tuttora, cioè investire. Lui consigliava a tutti i presidenti, Giulianova, Chieti, Sansevero, Pescara, di non investire i propri denari per rinforzare le proprie squadre con un regolamento assurdo. Quello che mi è dispiaciuto è che poche settimane dopo, parlando del mio presidente, che veramente ci ha messo, oltre che passione, anche soldi, dica che se voleva vincere deve mettere mano a portafoglio, non facendo nemmeno una considerazione, ma non parlo di lui, ma parlo proprio in generale, che per esempio è stata una squadra, una società che è stata dal primo momento fino alla fine dei playoff assolutamente a fianco al proprio allenatore. Qui abbiamo il procuratore, il nostro allenatore, il nostro coach non è mai stato messo in discussione, è stato messo nelle migliori condizioni, anche perché è un uomo di Pescara, della società, ben voluto da tutti, che ha la nostra massima stima. Anzi, io mi auguro che i giocatori giochino questi playoff per il proprio allenatore, che li ha difesi a spada tratta sempre, li ha voluti, li ha considerati e secondo me giustamente, e qua abbiamo un capitano, io penso che quando un allenatore vi è così vicino, uno gioca, anche io ho giocato, ci mette anche qualcosa di più. Molto di più. Quindi, senza nessun tipo di polemica, era soltanto una considerazione, visto che il signor Marchetti ha sempre detto che non ha mai visto una partita, è solo questo. Il mio presidente, il nostro presidente, ha messo tanti denari suoi. Non mi sembrava il caso in questo momento di metterne altri con un regolamento, come lui stesso ha detto, che non ti garantisce la promozione. In più, e finisco, lo sport non è che chi mette più soldi. Adesso abbiamo parlato del Tottenham, abbiamo parlato della Juventus. La Juventus ha comprato Ronaldo, ma è uscito fuori da una squadra, l'Ajax, che non fa mercato perché fa tutta cantera. Il Tottenham ha eliminato il Manchester City. Il Tottenham non ha fatto mercato quest'anno perché ha investito tutto nel proprio stadio. Ha fatto fuori una corazzata che investe milioni di euro, anzi verrà punita probabilmente perché non ha rispettato il fair play finanziario. Quindi lo sport non è soltanto soldi. La considerazione a me personalmente è dispiaciuta perché in un momento in cui anche il presidente ha deciso di uscire perché gli è finita la passione per tanti motivi,
una frase che secondo me, non sapendo tutte le cose, è stata secondo me sbagliata. Con questo non vuol dire fare polemica, perché uno ha detto una cosa, lui può anche rimanere della propria opinione, e ognuno, e siamo in democrazia, ognuno dice questo. Io mi sentivo di dare una spiegazione a qualcuno che ha sempre detto che non è venuto al palazzetto. Tutto qui, non mi pare di fare polemica, ma soltanto di sottolineare una cosa che è stata omessa di dire. Tutto qui. Pierpaolo, buonasera. Buonasera a tutti. Intanto, come stai? Dalla voce non mi sembra che sia quella dei tempi migliori. No, meglio, meglio. È stata un'annata dura con te, quindi ho pagato sul piano fisico. Una volta terminata la regular season ho avuto un crollo. Ti lascio nelle mani di Puccio, che sa come tenerti a bada. Puoi rispondere a Max Mattioli. Ma no, guarda, non posso rispondergli perché sono totalmente d'accordo con lui, cioè con lui ha detto esattamente quello che penso e probabilmente è stata semplicemente interpretata male, o mi sono espresso male io su quella frase relativa a mettere i soldi. Ovviamente Mattioli capisce bene che è una semplificazione, è chiaro, certo, che fa il presidente i soldi li mette, certo. E io volevo soltanto dire, rimango dell'avviso che il campionato, vincere il campionato è molto molto difficile, se lo vuoi fare devi fare dei grandi grandi investimenti, e ci sono delle società che hanno deciso di provarci, come ha fatto Chieti con l'arrivo di Marchesani. Secondo me Pescara, ma con tutto rispetto, poi qualche partita l'ho vista, insomma, sempre cerco anche di documentarmi, anche se non me ne occupo proprio, diciamo, più per professione. Secondo me Pescara è una buona squadra, non è che si possa dire che è una delle favoritissime per andare in Serie A. E quindi io dico, se, siccome era un periodo, mi ricordo che parliamo di qualcosa detto, credo forse un mese fa, e quindi mi scuso se magari non mi ricordo neanche esattamente, ma insomma l'età oramai non mi ricordo nemmeno io, il senso era quello, cioè se decidi, se non puoi, non vuoi, scegli giustamente di non svenarti per andare a fare in Serie A, per provare ad andare in Serie A, poi devi dare però alla squadra un minimo di tranquillità, cioè sai che non puoi pretendere cose straordinarie, sai che una squadra può avere dei momenti di difficoltà, e infatti io lo dicevo per difendere la squadra, perché secondo me Pescara ha fatto un campionato che, tranne forse 2-3 settimane così un po' di appannamento nel finale, ha fatto un campionato che è quello che più o meno doveva fare. Assolutamente. Poi, vero, puoi discutere, arrivi terzo, arrivi quarto, ma cioè, non era assolutamente vero. Non era una frase polemica, io la penso esattamente come Mattioli. Ma io non è stata la mia, mi perdoni, ma che mica è stata una polemica mia. Una precisazione. La polemica. Io ho fatto giornalista per 35 anni e credo che a livello di critica, con educazione, senza offendere nessuno, ci posso dire qualsiasi cosa. Assolutamente. I giudizi vanno accettati. La polemica, certo, se è fatta in maniera civile, è una cosa sana e anche divertente. Sono d'accordissimo. Io mi pare di aver risposto in modo assolutamente. Sì, sì, sì. No, ma io ripeto, insomma, non. Mi sono rimasto stupito, gli ho detto, perché io ero a fianco, io le do del lei, perché per rispetto do sempre del lei, lo faccio da sempre, gli chiedo scusa, non è un modo per allontanare, è un modo di, una forma mia di educazione. Mi perdono, ero a fianco a lei, io ho annuito per tutto il tempo, perché ha fatto un ragionamento giustissimo su questo regolamento che il prossimo anno cambierà. Poi sentire quella frase, io sono rimasto un po' spiazzato. Poi vi dico pure un'altra cosa, che abbiamo dato completamente mandato al nostro allenatore, e lui e noi seguiamo, e questo va dato atto alla società, che crede in questo allenatore, gli ha dato massima fiducia, gli sta continuando a dare, come ha detto giustamente lei, la tranquillità. Il presidente ha giustamente sclerato, come ha fatto il presidente Marchesani nel girone d'andata quando ha perso una partita fuori casa, per dare una svegliata alla squadra, no? Lo fanno tutti, ma è finito lì. Altre società avrebbero cacciato l'allenatore, e noi non ci abbiamo mai nemmeno pensato, perché si è creato un progetto biennale con lui che poi potrà proseguire l'anno prossimo. Questo va dato atto alla società, che ha creduto in un progetto e ci crede fino in fondo. Siamo, come ha giustamente detto lei, nei programmi, perché siamo entrati nelle prime quattro per l'ennesimo anno consecutivo, ce la giochiamo,
è tutto un altro campionato, tutto un altro torneo adesso i playoff. Lei giustamente l'ha detto, perché ha detto la cosa sacrosanta qualche mese fa. E ha sbagliato una partita, San Severo ha investito milioni di euro e si ritrova a fare un altro campionato di Serie B. Ma io tutto qui che ripeto, io ho detto quella cosa proprio perché ritenevo che si stessero facendo polemiche esagerate intorno alla squadra, che a mio avviso stava facendo il suo, ed è sempre quel poco, ripeto, io sono un appassionato di pallacanestro, non mi considero un tecnico. Mi sembra, cioè, poi ecco, allora ci sono squadre e squadre, e se non sbaglio avete lì ospite Fabrizio Giannoreto, e cioè, chi no, è una squadra strutturata, è una squadra solida, una squadra esperta, cioè una squadra che è in grado di gestire anche delle pressioni, anche delle responsabilità, di portarsi sulle spalle il peso di un pronostico magari importante. Secondo me Pescara è una squadra diversa. C'è una squadra che ai playoff ci deve arrivare con la serenità, con la tranquillità. Non dico di non aver niente da perdere, perché quando si gioca un playoff si ha sempre da perdere, tutti lo giocano per vincere ovviamente, però secondo me ha un altro tipo di struttura, deve arrivarci leggera mentalmente. Ma questa è una mia opinione, ovviamente può essere completamente sballata, ma ripeto, quella frase era dettata soprattutto da questo tipo di considerazioni. Cioè, se uno poi non vuol passare per le difficoltà, i momenti difficili, qualche sconfitta che magari non era prevista, allora fai la squadra che ha fatto San Severo, e neanche così sei sicuro di vincere. Certo. Era questo il senso. Assolutamente, bravissimo. Né voleva essere una mancanza di rispetto nei confronti della società, della quale, ripeto, io non conosco neppure le persone, per cui non potrei permettermi di esprimere nessun giudizio, né positivo né negativo, perché non li conosco. Quindi non... Ma mi permette, questo è quanto, sì. Il mio non mi è parso un intervento polemico, era soltanto una enunciare le cose come stanno, punto e basta. Poi ognuno rimane poi della sua opinione. Io sono perfettamente d'accordo con lei su tutto, su tutto. Poi le valutazioni tecniche ovviamente sono soggettive e assolutamente, ma ci mancherebbe, molto più competenti di me, però se uno mi chiede un'opinione io do la mia, magari ma sarà come negargliela? I pronostici sono sbagliati, ma come negargliela? È giustissimo che lei dica la sua, ma assolutamente, ma questo nessuno toglie oppure che debba cambiare idea, assolutamente, è soltanto una mia precisazione che mi sono sentito di dire, soprattutto glielo dico Marchetti, per l'amicizia trentennale, anzi più di 30 anni col presidente Di Fabio. Questo glielo devo dire. Solo questo, ma senza polemica e senza nessun tipo di strumentalizzazione, per amor di Dio. Guardi, soltanto informato. Le posso garantire una sola cosa, che oltre a non avere ovviamente nulla contro l'Amatori Pescara, è proprio, se c'è un difetto che non ho è quello di pensare di essere depositario della verità. Posso aver detto anche delle cose sbagliate, quindi chiunque me le contesti è ben accetto. Se me le contesta, come farei, in maniera, come dire, tranquilla e pacifica. Quindi va benissimo così, non c'è, per la parte mia non c'è nessunissimo problema. Ma nemmeno da parte, non solo da parte mia, soprattutto da parte della società, glielo dico. Questo era un mio pensiero proprio personale, basta, questo non, nessuno ha contestato quello che lei ha detto. Era soltanto chiarire per spiegarle un po' come stanno le cose. Tutto perfetto, Pierpaolo, mi fa piacere che c'è stata questa bella grande stretta di mano virtuale. Io ti auguro. Ma ci vediamo prossimamente quando. Anzi, pronta guarigione, l'ho già detto prima. Oh, Pierpaolo, da oggi in poi dicevo anche a Puccio che sono libero di parlare di calcio. No. Giusto, Pierpaolo? No, io credo che dovremmo trovare un altro conduttore per la però siccome siamo tutti juventini, ecco, guarda, dobbiamo ammettere che abbiamo perso meritatamente, bisogna dirlo. Max Puccio, ma tra i tuoi assistiti qualche giornalista conduttore non ce l'hai? Cominciamo con te. Grazie, grazie per Paolo. Buonasera, e mi raccomando, recupera la tua voce fantastica. Buonasera. Grazie a Pierpaolo Marchetti. Buonasera. Bella questa stretta di mano virtuale. Insomma, diciamo da oggi ufficialmente bentornata l'Amatori nei nostri studi, ma visto no, che eravate arrabbiati con noi e non siete venuti più. Ma vedi, ma non è vero. Ma poi tu, scusa, conosci il mio presidente da tanti anni, è uno che se tu gli butti la polemica ci si butta dentro. Noi, io ti ho detto che cosa abbiamo fatto, noi ci siamo raccolti attorno alla squadra, raccolti, proprio la società si è raccolta. Abbiamo due playoff importantissimi. Due mesi che vi siete raccolti intorno alla squadra, due mesi che non viene nessuno in studio. Ma noi ci siamo raccolti proprio intorno alla squadra. Noi oggi eravamo a vedere l'allenamento della squadra.
La dirigenza, quindi, diciamo, attorno alla squadra per mettere nelle migliori posizioni, nella migliore, diciamo, migliore ufficialmente condizioni. Che il motivo per cui non è venuto più nessun tesserato da un mese e mezzo più o meno a questa anche parte di più. Anche di più è anche perché più. La società ha scelto di preservare i giocatori per mantenere la concentrazione e guarda, evitare esposizioni mediatiche. Assolutamente sì, ti posso dire una cosa, adesso abbiamo un procuratore, anzi uno che va per la maggiore. Noi siamo forse una delle poche società di B e forse anche di A e di A2 che ha pagato aprile ai giocatori. Abbiamo messo vitto alloggio pagato. Abbiamo messo la nostra squadra nelle migliori condizioni di poter dare il meglio di sé. Tutto qua. Abbiamo chiesto di non avere divagazioni con dichiarazioni, con altre cose. Ci pensiamo noi, alla stampa di qua e di là e basta. Loro devono essere concentrati soltanto a giocare e basta. Quindi diciamo che era un motivo esclusivamente così, all'improvviso, d'amblè si è deciso di preservare la squadra. La chiudiamo così, giusto? Anche perché ci sono arrivati messaggi da parte di tanti telespettatori che ci chiedevano. Te l'ho detto più volte, siamo usciti in modo molto arrabbiato dalla Coppa Italia, tu lo sai, eri lì presente, il presidente si è arrabbiato perché siamo usciti in un modo che non ci è piaciuto tanto, ce la potevamo giocare, eravamo convinti. Forse abbiamo. Pescara è uscito per un 14-0 di parziale all'inizio. Sicuramente, hai ragione anche su questo. Ti dico che forse, come è successo l'anno scorso, la Coppa Italia, e non solo a noi, forse sì, anche altre squadre, ha tolto qualcosa dal punto di vista della preparazione, forse anche dal punto di vista nervoso. Perché mi dice importante. Una cosa per chiudere, prima ne parlavi con Pierpaolo Marchetti, dice che c'era presente la gente in studio. Il mercato di gennaio vostro, ora che posso parlare con un dirigente, su quali basi è stato fondato? Il mercato di gennaio, nel calcio si dice così, febbraio, quando è che chiudeva nel basket? Il 28 dirimi riparazione. Si era arrivati suppletivo. Ad un nulla dalla firma di Ingrosso, poi si è scelto di allungare con due under. Perché? Me lo dici dopo la pausa pubblicitaria, perché Max Pacilio mi scrive pubblicità. Vai. Eccoci, siamo tornati in diretta, quindi l'abbiamo chiamato mercato suppletivo, Puccio, come tesseramenti sulle regole si parla febbraio. Di tesseramenti suppletivi. Qual è stata la linea che ha prevalso? Abbiamo chiesto al nostro allenatore di che cosa aveva bisogno e l'abbiamo soddisfatto. Io non mi pare niente di eccezionale, l'allenatore crede in questo gruppo dall'inizio. Quindi è stata una scelta dell'allenatore non andare a toccare i segni. L'ha creato, l'ha plasmato, ci sta lavorando, ti ripeto, io mi auguro, faccio un pronostico e la butto lì, io mi aspetto che l'uomo di questi playoff sia Micevic e l'altro sia Poti. Io mi auguro ardentemente che i giocatori giochino soprattutto per l'allenatore, che ha difeso i suoi pretoriani, ma giustamente perché ha creato il gruppo, qua abbiamo un capitano, sai che il gruppo è importante. Noi come società abbiamo cercato di, perché se tu compri un giocatore che ti può sfasciare lo spogliatoio, perché a meno che non compri LeBron James che ti gioca da solo, noi abbiamo assecondato le richieste del nostro allenatore. Quindi diciamo che il roster è soprattutto quello che ci aveva chiesto, allungarlo. Una cosa che mi preme sottolineare, quindi diciamo che la tu non sei d'accordo, ma ci sta. No, io non sono d'accordo, ci mancherebbe. Ma l'ho detto più volte, ma ne abbiamo parlato non prima, è d'accordo dal punto di vista tecnico, ci mancherebbe altro. Ma rimane altro. Là, più amici tecnico. Di prima, no? La mia domanda è, quindi diciamo la società aveva messo a disposizione budget anche per prendere il giocatore senior forte, ma è stata scelta tecnica quella di allungare con due under. La chiudiamo qui, giusto? Sì, secondo me abbia fatto bene. Vabbè, bene o male non lo stiamo a giudicare adesso perché ci sono i playoff. Dico, la scelta è stata tecnica, non societaria. Di no, ma la società ha assolutamente valutato. Cioè, la società, quindi, se c'era la possibilità di prendere, dico un nome a caso, Ingrosso, e ci volevano soldi, si poteva fare. Ingrosso forse non è mai. A proposito, ma è andato via da Cassino? Perché io non ho seguito una volta. No, non è andato più via. Secondo me Cassino non avrebbe mai. Ingrosso è il nome a caso. Sì. Ingrosso se c'era non sarebbe mai andato via da Cassino. Diciamo che se c'era la possibilità di prendere un senior forte, la società era a disposizione e la scelta tecnica è stata quella di allungare con gli under. Noi abbiamo avallato assolutamente la scelta. Avallata, no, mica è stata scelta tecnica. Scelta tecnica. Perfetto, chiudiamola qua. Max, torno tra un attimo da te perché voglio andare da Puccio che mi deve anticipare tecnicamente le due partite playoff. Comincia con la Luis, commento di Gialloreto, poi Reggio Calabria, commento di Max Mattioli. Ma sai, della Luis un po' ha parlato già Fabrizio, voglio dire, quindi è chiaro che è una squadra strana perché innanzitutto c'è un roster di 14 giocatori, perché essendo un progetto diciamo universitario sportivo
loro hanno la possibilità di avere una rosa più ampia, essendo tutti in età abbastanza giovane, fresca, quindi ne hanno tanti, voglio dire, mi sembra che ci siano anche un paio di abruzzesi. Sì, si perché la squadra è più lunga della nostra. Comunque. Esatto, non era facile, ci siete riusciti. E secondo me il playoff dell'anno scorso di Recanati è stato anche questo un po' il problema, perché loro hanno, sì, perché voglio dire, sono arrivati forse più freschi. Recanati era una squadra magari molto matura, anche di età media, aveva fatto lo sforzo di fare secondo, quindi voglio dire... Onestamente poi è giusto toccare ferro, voglio dire, a prescindere dai pronostici, io credo che la Luis possa essere un ostacolo relativo oggi vista la forza di Chieti, fermo restando che poi la pressione oggi invece ce l'hanno molto più loro che i ragazzi della Luis, quindi la difficoltà è quella di saper gestire una pressione, voglio dire che in casa l'aspettativa che oggi la piazza, sì, che loro hanno costruito con questo percorso, la società ha dichiaratamente detto che vuole avere un ruolo da protagonista in questi playoff, quindi non significa dover vincere per forza, ma probabilmente non significa neanche giocarsela alla pari con la Luis. Ecco, allora questo è corretto. Quindi onestamente mi sembra, tra virgolette, potenzialmente un turno un po' più agevole rispetto a quello che deve affrontare Pescara. Per quanto riguarda Viola Reggio Calabria, è una squadra costruita dopo il 15 luglio, è una squadra che durante l'anno ha avuto i 3 punti di penalizzazione per un problema regolamentare, per dei ritardi, è una società che ha cambiato proprietà in corsa, è una società che tuttora ancora non risolve completamente i suoi problemi. Tecnicamente, andiamola a guardare tecnicamente, Puccio. Tecnicamente è una squadra di giocatori comunque in alcuni ruoli esperti, perché comunque Alessandri è un giocatore che di questo campionato ne ha già fatti tanti, Fallucca è un giocatore che sicuramente in questo campionato può essere un fattore. Dove deve essere brava Pescara secondo te? Quale può essere la sfida chiave nell'uno contro uno? Pescara potrebbe avere la meglio sotto canestro, perché sicuramente, voglio dire, Pescara ha un po' più armi, ecco, ha sicuramente una rotazione in più, perché loro partono di solito con Paesano e Falle, che sono gli unici due lunghi veri, con Fallucca che poi passa nel 4, sì, voglio dire, tattico. È chiaro che Pescara potrebbe avere una rotazione di un uomo in più, perché tra Capitanelli, Micevic e Pedrazzani sono 3 giocatori comunque che possono giocare interni in una serie comunque in cui ci starà da spendere anche Falli, in una serie che potrà essere comunque equilibrata, avere una rotazione in più può aiutare. Reggio ha un bel fattore campo, ha una bella tradizione, voglio dire, oggi è chiaro che Reggio non sarebbe alla sfida con Pescara senza i 3 punti di penalizzazione. Stanno avendo una settimana comunque complicata, perché la squadra, sì, perché la squadra comunque domenica poi è esplosa in quella conferenza stampa alla fine della regular season. Pronostico 2-0 Chieti Luis, 2-0 Chieti Pescara Reggio Calabria? No, io i pronostici non li faccio. Sicuramente Pescara Reggio Calabria. Messo il punto interrogativo. Allora, sulla carta oggi Pescara Reggio Calabria potrebbe essere un po' più equilibrata di quella che può essere Chieti Luis, ma dal tavolino di mercoledì pomeriggio non conta niente. No, siamo alle 21:52 e 40 secondi, quindi mercoledì sera. Però voglio dire, questo non conta. È chiaro che oggi Pescara Reggio Calabria, essendo anche una partita che in termini di vittorie non doveva essere in un tabellone, rischia di essere una partita equilibrata, così come nell'altro tabellone, diciamo, del girone C e D, rischia di essere Fabriano-Napoli. Allora, per Fabriano arrivare terza e pescare Napoli e beccare Napoli è una disgrazia, per Pescara arrivare quarta e beccare Viola Reggio Calabria è quasi un'altra disgrazia. Ecco, questo è il senso. Fabrizio, appello al pubblico, non ne avete bisogno, perché quest'anno il pubblico è stata una bella risata. Ah, però l'appello vai, hai la telecamera lì, e poi c'ho una domanda per Max Mattioli che riguarda il progetto Unibasket. È vero che, così si prepara Max. È vero che non c'è bisogno, perché sono stati presenti tutto l'anno, ci hanno sostenuto sia in casa che in trasferta, e li ringraziamo, perché anche in trasferta sono stati calorosi in parecchie occasioni. Però domenica sono sicuro che la città risponderà
alla grande, faccio la società si è spinta molto nella prevendita, nell'acquisto dei biglietti, quindi credo che domenica sarà un Paraleombroni bello carico. Posso fare una domanda, una curiosità che non lo sapevo, scoperto. Qua Fabrizio, perché gioca dalle 9? Per indisponibilità nel palazzetto, credo. Vai a vedere la Puccio? Non lo so, ancora non ho deciso. Ancora non ho deciso, veramente, non so ancora, è domenica, quindi magari ci stanno 3-4 partite. Prima Pescara, poi chiedi. Sì, bisogna vedere. Poi due partite a fila sono pesanti. Se vuoi venire anche la nostra domenica sportiva, certo. Poi dopo ci vuole un avvocato divorzista, ma bravo. Sei l'avvocato, Max? No, però ne conosco qualcuno. Vabbè, poi vi sentite dopo la trasmissione. Allora, io voglio toccare con Max Mattioli, siamo quasi in chiusura, Max, il discorso sul progetto Unibasket, perché io ricordo la conferenza stampa che fu fatta... 13. No, io parlo di quest'estate, l'estate scorsa, la conferenza stampa all'Aurum, se non ricordo male, dove fu ufficializzato questo progetto con tanti sorrisi e tante strette di mano. A me è un progetto che sulla carta è piaciuto tantissimo, perché a me quando si creano collaborazioni con più realtà, a me piace tantissimo. Però poi va dato un grande merito all'Unic Basket Lanciano, merito tecnico, quello di aver vinto la regular season e quella di presentarsi con i favori del pronostico per andare in Serie B. Poi però c'è il rovescio della medaglia e non me ne voglia nessuno, perché so che qualcuno si è risentito, ma questo deve essere solo un complimento, perché si vince un campionato è un complimento. Però se uno guarda anche alla gestione, poi Unibasket Pescara, io vi auguro di andare in Serie A al pari di Chieti, Unibasket Pescara in B, possibile, Unibasket Lanciano in B, possibile, Unibasket due società in B, secondo me non è quello che tutti sognavano ad inizio progetto. Per me una società deve puntare al massimo dal punto di vista sportivo, una società deve essere serbatoio dei giovani, lanciare quelli che poi un domani saranno in prima squadra, puntini, 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 e valorizzare un territorio. Come va gestita questa cosa, Mattioli? Prima di tutto vediamo come vanno a finire questi playoff, perché adesso non faccio i scongiuri, ma prima vediamo come vanno a finire. No, ma al di là di questo, cioè investire tanto per vincere una regular season, per vincere una regular season, tornando al discorso che si faceva con Marchetti prima, no? Sì. Se tu arrivi primo, no, Fabrizio, a una regular season, o fai un capolavoro, ahimè, quello che sta facendo l'Ajax nella Champions League di calcio, oppure comunque qualche giocatore stipendiato bene deve esserci, no? Io penso che gli stranieri non vadano a Lanciano per mangiare gli arrosticini. Però a loro piace. Piace? Vabbè, però comunque piace anche l'accredito poi sul conto corrente. Sì, ma questo quello per io penso che piaccia a tutti. Quindi la mia domanda è: perché ricerca del risultato? Allora, partiamo proprio dal progetto Unibasket. Io devo fare i complimenti. Prima di tutto devo far notare una cosa che è un po' strana, ma che mi ha dato molte soddisfazioni. Sì. Abbiamo trovato i miei sponsor a tutte le squadre giovanili. Questo mi fa piacere. E abbiamo avuto un riscontro molto molto favorevole da parte degli sponsor, e devo dirti che il progetto delle giovanili, dal mini basket con Roberto Paolillo, che sta facendo un lavoro, siamo ripartiti con un progetto importantissimo in mini basket, per poi andare alle giovanili coadiuvate da Luca Di Cenzo e dal capo struttura Fabio Di Tommaso, ci sono molte giovanili che sono andate nelle fasi addirittura nazionali. Ci sta una DNG che è un torneo importante e anche abbastanza oneroso, che ha fatto un bellissimo campionato. E poi ci sono due squadre che stanno lottando per andare a fare il salto di categoria. Se succederà, quando succederà, ci siederemo a tavolino, anzi si siederanno a tavolino i soci e si deciderà cosa fare. Tutto qua. Però la mia osservazione tecnica, magari Puccio, dimmi tu se sbaglio, perché poi tu Puccio, anche tu Fabrizio, voi conoscete il mondo del basket sicuramente meglio di me, ma io parlo in generale nello sport. Io, da espressione di un gruppo, avrei messo qualche euro in più per provare a fare meglio con la squadra di categoria più alta e qualche giovane in più che magari un domani diventi il talento della prima squadra. Per me la doppia società, almeno da come avevo capito quest'estate, doveva avere questa mission. Ripeto, tecnicamente io non lo porto qui, ma il gesto è questo, chapeau, che quando si vince un campionato, chapeau e basta. Quindi tecnicamente capolavoro, ma è un'opportunità? Punto interrogativo. Però comunque dei giovani interessanti sono cresciuti tantissimo. Noi abbiamo
uno della nostra cantera che è Mordini, che è il capocannoniere del campionato. Quindi ci siamo, comunque è stato un giovane valorizzato, sì, come Adoni, un giovane Max, valorizzato. Non ci giriamo intorno, io mi riferisco agli stranieri, al posto di due stranieri avrei fatto giocare due giovani, magari non vincevi il campionato e i soldi degli stranieri li avrei messi per prendere chi è un giocatore di B determinante. Il Cristiano Ronaldo della situazione, così Luciano Rapa, il parlo della Juve dietro la telecamera. Questa che saluto Luciano, c'hai altri paragoni che il calcio stasera, mo te lo dico, guarda, basta. Che devo parlare di Zaitsev nel volley? Faccio Zaitsev nel volley, che problema Zaitsev ci sta? Fognini nel tennis, tu sei bravo a tennis, Fabrizio? No. Ma se vuoi, se no facciamo una sfida. No, vai Max, scusa, ti ho interrotto, hai un minuto e dobbiamo chiudere, purtroppo la puntata è volata. No, ti stavo dicendo che... è una domanda che ci fanno tutti da tempo, ma però la risposta è sempre la stessa, fai finire il campionato, vediamo che cosa succede, Max, e poi ci metti al tavolino. Io ho fatto un'altra ci domanda, ci sono tante soluzioni. Esprimiti, la cosa che ti chiedo io, esprimi sull'opportunità che nei mesi quelli del mercato, come ha detto Puccio prima, di suppletivo. Guarda, io nel mercato suppletivo ti dico quello che avrei fatto io nel mercato suppletivo, avrei detto agli stranieri trovate un'altra squadra. Tu lo sai che ti dico sempre la verità. Vai. Col governo Movimento 5 Stelle Lega noi pensavamo a una sanatoria e far giocare Cucchini e Simbi, te lo dico francamente. Quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso. Un doppio tesseramento, va bene. Ma quello è un'opportunità ed è un altro discorso. Vabbè. Chiudiamo così. Ultimo giro con i nostri ospiti. Perdonami Max, 30 secondi. Puccio, mi dici chi secondo te può essere la rivelazione in Serie A2 nei playoff? Roseto non vale, sei abruzzese. Chi è favorita per i playoff secondo te? Chi è favorita? Sì. Favorita è Treviso. La rivelazione è morte. Bisogna vedere un attimo Capodorlando, che secondo me ha chiuso con 12 vittorie consecutive, però ha avuto un infortunio pesante in un giocatore, voglio dire. Credo che i playoff di A2, salvo sorprese, abbiano già un padrone. Treviso. Diciamo onestamente mi sembra tanto più forte delle altre oggi. Noi abbiamo il tempo di continuare a vedere gli highlights e chiedo a Fabrizio Giallorito se conosce Montecatini o se non ci vuole pensare. Conosco, è molto bella come città, ma non ci voglio pensare. Vero? Sì, assolutamente. Devo pensare più alle 9 di domenica. Alle 9 di domenica, quindi deve passare tutta la lunga domenica, deve passare. Nel lungo. Sono tanti eventi, viaggio per Montecatini, sono tanti eventi sportivi, lungo. Sai, viaggio per Fabrizio, Montecatini sono tanti lungo. Eventi sportivi, ci sono il Gran Premio di Formula 1 a Baku, c'è la Liegi Bastogliegi di ciclismo. Puoi sbizzarristi visto che ti piace lo sport. Arrivare a noi. Inter Juventus, le amichevoli ci sono il giorno prima. Ancora. E sorride Matteo. Sabato sera, certo. Appunto, sono il giorno prima, questi sono amichevoli per la Juventus ora. Dai, che scherzo. Max, io ti chiedo, a Max Pacilio chiedo di rientrare perché voglio far vedere proprio il primo piano di come risponde Max Mattioli. Abbiamo aperto la trasmissione con un punto esclamativo, no? Perché subito hai detto chi prenderà la società il prossimo anno. Io ti chiedo cosa deve succedere in questi playoff affinché Carlo Di Fabio si reinnamori e non molli. No. Passiamo la mano, vediamo chi sarà bravissimo a fare basket come ha fatto il presidente Di Fabio in questi anni. La città lo merita, il presidente non lo farà più 100% ufficiale, non può succedere nulla durante i playoff. E siccome io sono molto amico suo, io lo seguirò, quindi non può succedere nulla, è proprio super definitiva la situazione. E che futuro ha secondo te il basket a Pescara? Non lo so, andiamo a Marchesani se si vuole trasferire, fa una squadra a San Buceto e gioca a metà, che ti devo dire, non lo so. Chiederemo a Daniele Sebastiani, che secondo me è un grandissimo imprenditore, un grandissimo dirigente, di fare un discorso tipo Real Madrid o Barcellona. Vabbè, quindi lui ha, secondo me, potenzialità. Non ci sono possibilità di ripensamento. No. Mentre quello che l'ultima cosa e poi chiudo, prima hai detto pagamenti di aprile, hai detto durante il collegamento, no? Ho capito bene. Quindi abbiamo pagato, cioè noi siamo una società che ha pagato tutti i giocatori fino ad aprile. Perfetto, quindi è rientrato il comunicato che avete fatto sulla sospensione degli stipendi, perché ero rimasto a quello. Io sono un padre, mio figlio è bravissimo, però quando sbaglia
No, lo dico, è rientrato quel comunicato, è superato quel comunicato. Assolutamente. Ah, perfetto, sì. No, perché non assolutamente avevo... sì. Era penalizzazione economica. Ah, era penalizzazione economica, chiedo scusa, Luciano Rapa che mi guida da dietro la telecamera. Ciao Luciano, saluto anche a te. Juventino anche lui, quindi. Ma non avevo dubbi su questo. Siamo arrivati al termine, allora mercoledì prossimo sarà 1° maggio, quindi vi aggiorneremo anche in base ai playoff. Al in teoria c'è gara 2 di Pescara mercoledì. Noi giochiamo il 1° maggio. E quindi diciamo che magari faremo degli aggiornamenti, la trasmissione si prenderà questo giorno di, virgolette, riposo. Noi ci vediamo comunque per tutti gli aggiornamenti sul basket. Io ringrazio Max Pacilio in regia, Puccio La Penna, ciao Puccio. Grazie a te, buonasera. Fabrizio Gialloreto, ciao Fabrizio. Grazie, in bocca al lupo per la serie, mi raccomando. Crepi. Max Mattioli, mi raccomando, un grande in bocca al lupo anche a te per la serie. Lucio Rapa dietro le telecamere, che un saluto a tutti gli amici del basket. Ciao.